Un comitato promotore per Gian Guido D'Alberto Sindaco si è costituito a Teramo proprio per dare manforte a questo ex consigliere comunale che adesso ha deciso di scendere in campo. Perché vi siete stretti intorno alla figura di Gian Guido D'Alberto? Sì. Diciamo che noi ci siamo stretti adesso ufficialmente con la costituzione di questo comitato promotore per la candidatura di Gian Guido D'Alberto a sindaco, ufficialmente, ma fondamentalmente lo siamo sempre stati al suo fianco, nel comitato che al momento è costituito da 70 persone, diciamo che è in continua evoluzione perché è in continuo aumento, pur non avendo ancora ufficializzato il comitato stesso. E sono tutte persone che più o meno hanno partecipato alla vita politica, chi direttamente, chi indirettamente, hanno affiancato Gian Guido D'Alberto nella vita politica e tutti quanti diciamo, coltivano la passione per la vita politica, per l'amore per la propria città e hanno individuato in Gian Guido D'Alberto quello che dovrebbe rappresentare l'ideale del candidato sindaco per la nostra città. Ma per quale ragione? Quali sono le caratteristiche di Gian Guido D'Alberto per cui sarebbe effettivamente il sindaco ideale? Sì, le ragioni sono molteplici a mio modo di vedere. Innanzitutto è il suo percorso politico che credo sia abbastanza eloquente. Gian Guido D'Alberto è una persona che ha fatto politica, ha fatto secondo me anche delle scelte coraggiose come quella di uscire dal proprio partito in un determinato periodo. È unanimemente riconosciuta la sua rettitudine, il suo impegno politico, la sua lealtà e credo che questo sia più che sufficiente per indicare i motivi per cui noi vediamo Gian Guido D'Alberto come ideale di candidato sindaco.